Buonasera, siete collegati con la redazione giornalistica di Pineta Oggi TV Online da Venezia. Ci sono novità importanti per quanto concerne il brutale assassinio di Pablo Medina, giornalista collaboratore di Antimafia 2000, il nostro amico, e la sua assistente di redazione Antonia Albada. È stato arrestato uno dei killer. Si chiama Carlos Humberto Acosta. Carlos Humberto Acosta. Da registrare inoltre che non si attenua la notevole protesta dei giornalisti di tutti i mezzi di comunicazione. Per saperne di più, siamo in collegamento telefonico con il direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. La situazione è la seguente: praticamente per la prima volta in Paraguay si è aperta un'inchiesta seria, non pagliacciate come sempre. Pablo era così importante nell'anima del popolo che ha suscitato una specie di rivoluzione sociale, di protesta. Quindi i giudici hanno dovuto sì o sì intraprendere delle indagini. Vengono nominati due giudici che indagano per forza su dei pregiudicati, però sono dei giudici ambigui, i quali spiccano un mandato di cattura nei confronti del sindaco della città di Curupaty, che è una città ai confini con il Brasile, città dove risiedeva Pablo Medina e dalla quale lui faceva dei reportage veramente duri, fortemente duri contro i narcotrafficanti e contro i politici locali. Il suo sindaco, più volte denunciato dai suoi articoli, più volte processato, era stato sempre assolto per la famosa insufficienza di prova. Addirittura questi due giudici vengono nominati come coloro che devono seguire le indagini sull'assassinio di Pablo Medina. Scoppia una specie di protesta, grazie a Dio il procuratore generale di Assunzione della capitale rimuove questi giudici perché veramente, ragazzi, era una cosa così sfacciata e così assurda che questi giudici avevano assolto i mandanti dell'omicidio di Paolo, adesso erano coloro che dovevano indagare sullo stesso personaggio che avevano assolto, quindi il magistrato capo della procura di Assunzione li rimuove e mette in nomina altri due magistrati giovani, apparentemente, credo, sinceramente onesti, i quali arrestano, diciamo, nell'arco di pochi giorni due presunti killer, perché di due personaggi si trattava, che hanno sparato i sicari a Pablo e alla sua assistente, la bambina giovane, ragazzina Anita Almada di 19 anni, siccome hanno sparato vari colpi e con due pistole, l'assistente era al fianco, è stata colpita all'addome e al cuore e è morta, diciamo, per effetti collaterali dell'attentato. Infatti Paolo è stato colpito più volte al torace da questa pistola potentissima che usa anche la nostra polizia e poi lo hanno finito con un colpo alla testa di fucile calibro 9, quindi è un assassino classico di sicari mafiosi professionisti. Quindi poi dopo vengono arrestati i presunti killer, dico presunti perché non è che lo sappiamo al 100% se sono loro, diciamo teoricamente sono loro. Poi spiccano il mandato di cattura per il sindaco, questo un certo Acosta e il nipote che dovrebbe essere uno dei killer. Quindi questa Acosta vede l'aria brutta che tira e si dà alla latitanza. È tuttora ricercato come il mandante dell'assassinio di Pablo Medina. È tutto finito, qualcuno potrebbe dire. È stato risolto per la prima volta un caso in Paraguay, tutti contenti, nel senso si rende giustizia al giornalista ucciso. Il sindaco narcotrafficante, purtroppo un paese devastato dalla droga, ce ne sono altri, però la politica crede in quel momento di salvarsi il cosiddetto sedere, di salvarsi il culo. Invece succede che si scopre che Pablo Medina aveva scritto contro politici potenti e anche aveva scritto contro il capo supremo dei giudici del Paraguay, cioè il presidente
presidente della Corte Suprema di Cassazione, un certo Nunez, il quale, vedendo che la folla esalta Pablo Medina come martire, come santo, come ucciso dai mafiosi potenti, politici, siccome lui si ritrova nella lista nera di Pablo negli articoli i quali lo denunciano come complice del sindaco Acosta nel traffico della droga, dobbiamo sottolineare che al sindaco Acosta la polizia guidata da questi magistrati bravi, onesti, che succede? Succede che trovano 3 tonnellate di droga nella tenuta, nella casa del sindaco. Quindi, siccome è stato ucciso a pochi metri dalla casa del sindaco Pablo e aveva scritto che il sindaco è narcotrafficante, al sindaco gli trovano 3 tonnellate di droga e trovano delle lettere del sindaco che minacciano a Pablo, 2 più 2 fa 4, cari amici miei che mi ascoltate. Però dietro il sindaco chi c'è? Questi grandi guadagni di miliardi di dollari, centinaia di milioni di dollari, se li gode da solo? Ci sono personaggi all'interno dello Stato del Paraguay che appoggiano i narcotrafficanti, ci sono supremi giudici che hanno il potere pari al Presidente della Repubblica che coprono e sono complici dei narcotrafficanti. Pablo Medina diceva di sì e nomina, fa nome e cognome, di questo signore Núñez, il quale spunta fuori come un topo che esce dalla tana, un topo di fogna che esce dalla sua tana. Che la sua tana sarebbe il Ministero della Corte Suprema di Giustizia, che è una cova di ratti sicuramente, e dice: io fa una conferenza stampa in pompa magna, viene ripreso questo 3-4 giorni fa da tutte le televisioni del Paraguay, e dice: Pablo Medina, con tutto il rispetto, era un personaggio esaltato, soffriva di malattie mentali, che praticamente scriveva delle corbellerie, ha detto delle grandi falsità su di me e su altri, qualcuno ci è rimasto male e gli ha sparato. E dice: voi mi chiedete le dimissioni, che la stampa chiede le dimissioni a questo supremo giudice della Corte Suprema, al presidente, lui dice: io non mi dimetto, e dice, scavandosi letteralmente la fossa con le proprie mani: io non mi dimetto, solo Dio lo potrà fare. Adesso Dio andrà in Paraguay tramite me e gli dirà: ti sei scavato la fossa con le tue mani, perché io nel nome di Dio ti accuso che tu avrai una vita di grandissima sofferenza e dopo la tua morte ti godrai l'inferno per 700 milioni di anni. Riprendiamo da studio, concludiamo qui questa edizione straordinaria del nostro telegiornale Ecomondo 2000, che è andato in onda in collaborazione con Sirius Web Network, emittente radio televisiva online di Treviso, antimafia2000.com, il sicomoro.com. Buonasera.